Dare e avere, in collaborazione con Confcommercio. Questa è la banca di casa tua, sempre più vicina a te. Credito Cooperativo Reggiano, la ricetta di casa nostra. Un saluto a tutti amici telespettatori e benvenuti al nuovo ciclo di Dare Avere, il programma di economia di Telereggio. Quest'anno usciamo dagli studi televisivi e andiamo a incontrare la gente, i lavoratori, gli imprenditori, le associazioni di categoria. Per questa prima puntata abbiamo scelto di parlare del commercio e come stanno andando le cose. L'anno, mancano 3 mesi, sta comunque per concludersi, è già tempo forse di bilanci e qualcuno spera evidentemente anche in una ripresa post estiva. Allora siamo in compagnia di Donatella Prampolini, che è presidente della Confcommercio, e con Donatella Prampolini sicuramente possiamo fare il punto della situazione. Un breve naturalmente commento rispetto a questi mesi dell'anno che se ne sono andati e poi entreremo nel vivo del tema. Purtroppo ci ritroviamo sempre a dire ogni volta che facciamo un bilancio che sta andando un po' peggio di quanto ci aspettavamo. È così anche per il 2014, i consumi non stanno ripartendo, non è bastata la manovra del governo degli 80 euro per far ripartire i consumi e purtroppo facciamo i conti con i costi che invece sono in costante aumento. Quindi tantissima fatica, ma comunque la volontà dei nostri imprenditori di rimanere sul mercato. Partiamo dal centro storico, perché il centro storico è il luogo del commercio per eccellenza. In modo particolare ci troviamo in Piazza Martiri del 7 luglio, a fianco dei lavori proprio di Piazza della Vittoria. Un cantiere contestato, molto contestato, un cantiere che va avanti. Ma un cantiere che era stato richiesto circa una quarantina di anni fa, ma con dei, diciamo così, con dei criteri un po' diversi rispetto a quelli che poi sono stati portati avanti dalla giunta precedente. Noi abbiamo sempre ritenuto che ci fosse bisogno di un'accessibilità e di una possibilità da parte di chi viene a Reggio di parcheggiare comodamente in centro. È ovvio però che quando è stato approvato questo progetto ci siamo trovati davanti ad un progetto che parlava di garage sotterranei piuttosto che di un parcheggio scambiatore per chi vuole venire in centro. Per cui questo ci ha fatto un pochino ripensare a questa soluzione e abbiamo chiesto di fare delle verifiche, perché riteniamo assolutamente strategico che ci sia un parcheggio in centro storico, ma probabilmente si poteva pensare anche ad un'opera diversa, ad esempio sfruttando uno di quei contenitori che purtroppo nel corso degli anni sono rimasti vuoti, quindi facendo un silos in elevazione piuttosto che un parcheggio interrato. Il giudizio quindi rimane negativo su questo di Piazza della Vittoria, non è quello che volevate, però potrebbe essere comunque utile alla ripresa del commercio? Ma vedremo, dipenderà tutto intanto da quanto tempo dureranno i lavori. Noi temiamo che questo sia un cantiere che già da qualche mese sta mettendo veramente a dura prova tutti i commercianti dell'isolato San Rocco, è un cantiere che si appresta comunque a durare qualche anno, vedremo dopo che effetti avrà e soprattutto vedremo se la gente di Reggio, a distanza di così tanti anni da quando è stato pensato, avrà ancora le capacità economiche per poi acquistarli questi garage, perché è ovvio che abbiamo due problematiche in centro: una è quella della gente che non viene più a frequentarlo, ma l'altra è quella della popolazione che se ne va, quindi questo in parte potrebbe in qualche modo andare a raccogliere la necessità di avere dei parcheggi per i residenti, però non risolve comunque il problema dell'accessibilità al centro. Prampolini, poi lo vedremo, ci sono nuovi arrivati, però ci sono anche tante serrande abbassate. Purtroppo sì, il turnover delle attività negli ultimi anni è stato veramente frenetico, ci sono tante serrande abbassate, ci sono nuovi imprenditori che cercano di rimanere sul mercato, però partire oggi senza avere le spalle sufficientemente forti è veramente una sfida e quindi diciamo che tanto di cappello a chi ci prova, ma bisogna mettersi nella testa che oggi come oggi bisogna davvero essere professionisti, davvero essere imprenditori, davvero avere la capacità anche di dialogare con tutti quelli che sono poi i partner che ti devono dare una mano, soprattutto le banche. Abbiamo parlato di una crisi economica che è iniziata ben 7 anni fa, continuiamo a parlare di questa crisi con il bilancio bimestrale condotto dalla CGIL, secondo il quale in provincia oltre 11.000 lavoratori stanno facendo ricorso ad ammortizzatori sociali. In più c'è la questione ancora in sospeso dei 3.000 addetti interessati dalla cassa integrazione in deroga. Sentiamo. Da 3 anni il numero dei lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali nella nostra provincia oscilla tra le 10.000 e le 12.000 unità. Attualmente, secondo le ultime rilevazioni della CGIL, 11.480 persone stanno facendo ricorso a strumenti come cassa integrazione ordinaria e straordinaria e a contratti di solidarietà.